Prende la parola il sottosegretario di Stato alla Difesa. Attento! Attenti! Dia pure riposo, comandante. Cimento, riso! Buongiorno a tutti e buongiorno prima di tutto a voi, ragazzi e ragazze del 232° corso che oggi avete prestato giuramento solenne. Saluto tutti gli altri allievi della Scuola Militare Nunziatella, gli ex allievi, colonna portante. Saluto tutti i familiari e parenti che oggi sono qui, prima ne ho visto alcune mamme piangere, sono molto più emozionati di voi. Saluto il gonfalone della città di Napoli, della città metropolitana, della regione Campania. Faccio un saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose presenti, oggi sono venute numerosissime, così come ogni anno. In particolare voglio salutare chi mi ha preceduto, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Farina, perché così come dal vostro comandante, il colonnello Cristofaro, fino a tutta la catena gerarchica, si impegnano da anni per coltivare la Scuola Militare Nunziatella, così come tutte le altre scuole e accademie che rappresentano il cuore pulsante della difesa. È qui che nasce la classe dirigente del futuro. Vi porto un saluto da tutti gli uomini e le donne del Dicastero della Difesa che oggi mi onoro di rappresentare pro tempore. In particolare vi porto l'abbraccio affettuoso del signor Ministro della Difesa. Ragazzi e ragazze, voi, chi passa dalla Scuola Militare Nunziatella, io ho avuto l'onore di visitarla qualche mese fa accompagnato proprio dal vostro comandante, ho potuto respirare l'essenza, la grandezza storica che la rende un punto di riferimento nel mondo, un punto di riferimento italiano dell'esercito, della difesa nel mondo, come dicevo, è il cuore della difesa. E voi, da qui a qualche anno, sarete classe dirigente di questo paese. Non necessariamente, lo dico con grande sincerità e schiettezza, non necessariamente delle forze armate italiane, io sotto sotto me lo auguro, ma questa è una scelta che spetta solo ed esclusivamente a voi. Magari molti di voi saranno avvocati, saranno artisti, saranno ingegneri come me, saranno medici, faranno le cose più diverse, ma io sono certo che chi si forma in questa scuola diventa un cittadino italiano più consapevole, diventa un cittadino italiano vero che ha, così come dovrebbe avere ogni cittadino italiano, un'unica stella polare che è quella dell'interesse nazionale. Io vi chiedo soltanto un piccolo favore, stasera quando tornerete a casa dopo aver festeggiato con i vostri parenti, con gli ex allievi della scuola militare, dedicatevi 30 secondi, 30 secondi del vostro tempo prima di andare a dormire. Io lo facevo qualche anno fa, lo dovrei ricominciare a farlo. Guardatevi allo specchio, guardatevi dritti negli occhi, dedicatevi questi 30 secondi e se sentite il cuore battere più forte, se sentite dentro accendersi quella fiamma, allora io ve lo dico, continuate nell'Accademia Militare e diventate alti ufficiali delle Forze Armate. Magari potrete un giorno diventare capo di Stato Maggiore dell'Esercito come il generale Farina, magari qualcuno diventerà comandante generale dell'Arma dei Carabinieri come l'attuale comandante Giovanni Nistri, che proprio 49 anni fa festeggiò, giurò qui come voi avete fatto oggi. Magari qualcuno diventerà segretario del Consiglio Supremo di Difesa come il generale Rolando Mosca Moschini, che saluto affettuosamente, già consigliere militare del Presidente della Repubblica, che oggi è il suo 65° anniversario, e voglio ringraziarlo a nome del governo per i decenni di servizio alle istituzioni, di altissimo servizio e altissima qualità del suo servizio alle istituzioni. E un mio deferente pensiero, un deferente e sincero abbraccio va al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato Sergio Mattarella, punto di riferimento e stella polare per ogni cittadino italiano, ma dico doppiamente per tutti noi della grande famiglia della difesa in qualità del ruolo di Capo Supremo delle Forze Armate. Allora ragazzi, io non mi dilungo ancora molto perché voglio assistere alla cerimonia che verrà, mi sono emozionato tantissimo a sentire il vostro lo giuro. Ho 38 anni, facevo l'ingegnere, oggi faccio il politico, 20 anni fa non ho... qualche anno in più fa non ho potuto fare la scelta che voi potete ancora fare. Indipendentemente, potessi tornare indietro, io oggi so
che tenterei la strada per diventare un alto ufficiale delle forze armate. Voi avete ancora tantissime pagine della vostra vita da scrivere, fatelo sempre con forza, onore, con lealtà. Oggi avete giurato, vi siete presi questi impegni con le stellette, fate i bravi, perché da questa sera potrete essere anche puniti, quindi vi raccomando, più bravi di ieri. Vi faccio un grande in bocca al lupo, un grande augurio. Io sono certo che molti di voi saranno classe dirigente di questo paese. Vi auguro il meglio e sappiate che dovunque sarete nei prossimi anni, con tutti quelli che sono gli ex allievi, con tutti i nostri alti e anche più bassi ufficiali delle forze armate, la grande famiglia della difesa avrà sempre, sarà sempre per voi un punto di riferimento e avrete sempre un punto dove tornare a casa. Forza e viva la scuola militare Nunziatella, viva l'esercito italiano, viva le forze armate, viva l'Italia e grazie, grazie, grazie per lo studio e il lavoro che già fate ogni giorno e che farete nei prossimi anni. Costruiteci un paese ancora migliore. Forza ragazzi.